decido se passarlo o meno. Allora, buonasera, siamo arrivati al 27 di giugno, è passato già sei mesi del 2019. In questo 2019 in cui ci siamo promessi, proposti tanti cambiamenti, tanti progetti, quest'anno sarà diverso, quest'anno sarà io farò, quest'anno le cose andranno diversamente e ci ritroviamo a sei mesi dal 2019 che non è cambiato assolutamente nulla. Ci siamo seduti, ci siamo accontentati di nuovo, aspettiamo il 2020 perché fa figo, 2020, ma vi dico una cosa, che nel 2020 staremo come nel 2019, solo con un anno in più. Una cosa che mi spinge tanto, e voi lo sapete, è il tempo che passa, e penso che debba spingere un po' a tutte, anche a quelle giovanissime, perché non è veramente un anno, io ho un anno in più, ma un anno in meno. Quindi questo mi spinge tanto ad impegnarmi, ma soprattutto a godermi tutto quello che sto facendo, a meritare tutto quello che sto facendo, ad impegnarmi a lavorare duro. Mai come in questo anno. Quindi sono passati sei mesi, abbiamo avuto un sacco di propositi. Che cosa abbiamo realizzato? Poca roba. Vi dico che se oggi decidete, ma veramente seria, quello che volete fare a dicembre, entro dicembre, questo si potrebbe realizzare. Sono stata da Tony Robbins, come sapete, e ho spinto molte persone a partecipare, sono felice che almeno una decina vengano, e in quel momento in cui lui ci ha fatto lavorare tanto sul punto di dolore, ma soprattutto ci ha fatto vedere dove sarò tra 10 anni, come sarò tra 10 anni se continuo a fare le stesse cose che sto facendo ora. Se continuo a rimanere seduta, se continuo a non sognare, se continuo ad accontentarmi. Dove sarete voi tra 10 anni se continuate così? Nello stesso identico punto, con tante più rughe, tanta più vecchiaia, perché se va là, e ti giri indietro in questi 10 anni e dici, cavolo, ho buttato via 10 anni della vita mia. E 10 anni volano. Giusto? Perché se io penso quando avevo 18 anni, sono passati 20, non so nemmeno dove sono andati. Ok? Quindi è proprio questo. Allora lì ho deciso di due obiettivi. Di fare tutto per tutto, di non procrastinare, di non rimandare più. Quei due obiettivi li ho segnati, quei due obiettivi li sto portando avanti in maniera ferrea, perché non voglio tra 10 anni ritrovarmi in quella situazione che ho visto e che mi ha fatto davvero tanto, tanto male. Quindi è vero che il sogno, sognare in grande, ci porta a fare tante cose. O magari molte dicono, faccio questa attività per i bambini, per non fargli mancare niente. Ma che cosa gli fate mancare ai vostri figli? Niente. Voi non state in questa attività per i vostri figli. Voi state in questa attività per voi. Per realizzare la vita che avete sempre meritato, con sudore e con fatica, non un giorno sì e 10 no, perché in palestra se ci vai un giorno sì e 10 no, non funziona. Stessa cosa, disciplina, non dovete essere innamorati dei risultati, non dovete essere innamorati delle qualifiche, dovete essere innamorati di quello che fate e che fate ogni giorno meglio. È questa l'attività. È questa l'attività. È inutile che pensate oggi a me o a altre persone, ok, i no a lei che gli fregano. Ma come che mi fregano? Ma se non avessi preso tutti quei no, io oggi non sarei qui. O il fatto di dire, se io, no, oggi parlavo con una ragazza, non so nemmeno se è online, ma se io non ti ho detto di no a te che ti interessa, hai un grandissimo team. Ma che significa? Ma se io non semino, quando raccolgo? Se io non avessi parlato con te e oggi perché ho un grandissimo team non faccio più niente, dove vado? Se ti fermi, sei finita. Ci vuole consapevolezza. Questa attività è un lavoro, se avete visto la Zoom che ho fatto da poco. È un lavoro. Quindi sognare sì, ma soprattutto da che cosa volete fuggire, che cosa non vi volete ritrovare tra 10 anni. È questo che vi deve muovere e lo potete cambiare, come ha fatto ognuna di noi
come ha fatto una persona che parlerà questa sera e ci racconterà tante cose. Questo era un po' per scrollare gli animi. Siamo a metà anno. Quell'anno in cui volevi fare chissà che cosa, lo stai realizzando, ma soprattutto lo stai lavorando ogni giorno per quel proposito che ti sei data? È inutile che poi dai la colpa agli altri, al sistema, perché lavori, perché c'hai le bollette, perché c'hai i bambini, perché qui, perché lì. Lavoravo, bollette, bambini, tutto c'avevo, come le persone che parleranno questa sera. 2%. Perché? Perché gli altri si arrendono. Vuoi vincere o ti vuoi arrendere? O ti sei già resa prima di iniziare? Questa sera, adesso Anna, lascerò la parola a Anna che ci presenta una nostra leader. Noi siamo in chat leader insieme. Anna è una mia ragazza, è una delle prime ragazze che si è affidata a me, persona completamente sconosciuta. Persona con pochissimi risultati, Anna, perché quando sei entrata tu ero pochissimi, insomma, ero un CV, non ero, no? Avevo appena iniziato e quindi che dire? Mi ha scelto, mi ha contattato lei, se non sbaglio, nemmeno l'ho contattata io, ha fatto tutto lei. Quindi può capitare assolutamente anche a voi trovare persone che vi seguono e sono magari prese dal vostro entusiasmo, ma entusiasmo c'è in ognuna di voi, lo tirate fuori, lo fate vedere. Bene, Anna, Vai. microfono, vai tesoro. Mi sentite? Sì. Ciao ragazze, è un piacere essere con voi in chat. E già, ci ritroviamo a metà anno con tanti buoni propositi che bisogna un po' rimettere in carreggiata affinché si possa concludere bene questo 2019. È stato bene ricordare quando sono entrata perché mi aveva colpito di te la tua grande voglia di fare. La tua semplicità e mi sono affidata a te, ma per un grande cambiamento era quello che cercavo. Sono una CNMQ, ma non è il risultato che conta, non è la qualifica che conta, ma è quello che sono diventata in questi anni di questa attività, quanto sono migliorata come persona, soprattutto. Quanto ho ripreso a sognare con questa attività, cosa che anche io avevo smesso da tempo. Ovviamente mettiamo impegno e costanza tutti i giorni, perché solo quello, stamattina l'ho detta anch'io, la frase dello sport, della disciplina, alle ragazze, perché questa attività è così, serve soltanto la costanza. Tanti no. Ma se smettiamo di parlare con le persone, come facciamo? È importante questo. Come vai in palestra? All'inizio mica hai risultati, non hai niente, ma già vedi, ti proietti nel futuro come sarai, più modellata, più magra. Iniziamo a sognare. E questa è l'attività. Una ragazza che poi ho conosciuto in chat, alla quale adesso mi ispiro, è Alina Ramona. Una grandissima collega e anche amica, perché ci conosciamo comunque dall'inizio, la conosco da quando è entrata in attività. La ricordo, posso dirlo Alina? Spero di sì, perché io ti ricordo con tanto affetto all'inizio, e vedere la tua crescita personale, io lo ricordo ogni giorno, ne parlo sempre a casa, ne parlo alle mie ragazze. Mi ricordo anche la difficoltà della lingua, perché Alina è una ragazza rumena. E mi ricordo anche che qualche volta qualcuno prendeva un po' in giro anche per il fatto che Alina non parlasse bene l'italiano. Alina non si è mai arresa. Alina è entrata in attività per la figlia. Lei lavorava, non parlava benissimo l'italiano, quantomeno non sapeva scriverlo nei post. Ma la passione, la voglia di arrivare. È quello che le ha permesso di raggiungere il grande risultato, il grande team che ha creato. Alina non si è mai fermata. Alina voleva arrivare e arriverà sempre più in alto perché è una persona molto determinata,
Penso nella sua testa non sia mai passato il non ce la faccio, ma Alina sapeva che sarebbe diventata una persona di successo in questa attività e quasi mi commuovo a pensare al successo di Alina. Sono davvero, davvero felice per lei che abbia realizzato i suoi sogni e che continui a realizzarli con il suo team meraviglioso. Ha un team fantastico, unito. E penso che adesso le lascio la parola. Grazie mille, Anna. Hai detto un sacco di cose. No, è vero. Grazie. Molto bene, grazie. Guarda, non so perché, ma sono veramente emozionata. Non so perché. Non è la prima volta che faccio la Zoom, si sa, però boh, non lo so. Guarda, cioè, sai, quando non trovi le parole. Che devi fare? Niente. Allora, che dico? Sì, sono Alina, 37 anni fra 2 mesi. Io ho iniziato l'attività veramente a gennaio del 2015. Per gioco, per sfida, perché Sara mi diceva sempre, dai, inizia il programma, perché insomma sono entrata con il programma. E per 4 mesi ci siamo sempre sentite, abbiamo parlato e lei mi guardava per i miei vestiti da quale andava il matrimonio, io per quello che lei faceva, non faceva le dirette ancora a quel tempo, però diciamo che la seguivo, ero interessata, ogni tanto gli scrivevo, lei subito, sempre vicina. Ho iniziato a gennaio con vedevo tutti questi soldi che si prendevano, insomma, io andavo a lavorare dalle 5:30 di mattina fino alle 6 di sera per 1200 euro, anzi allora 1100 e qualcosa, che poi negli anni, insomma, 9 anni, l'ultimo lavoro che ho fatto, è ogni anno 34 euro che mettevano allo stipendio, va bene, a cavolata. E ho iniziato, come dicevo, per sfida, per vedere se veramente è vero e non mi prendeva in giro Sara, per vedere se veramente quei soldi si guadagnavano. E poi ho detto, vabbè, se entro e funziona, ma se guadagno 200 euro al mese per pagare la mensa a Martina, perché no, pensavo a quel tempo. E il primo mese subito di 10, ma poi c'avevo una voglia di fare, e mi ricordo che dopo 25 giorni più o meno, certo rompeva Sara, dicevo, ma perché a me non compra nessuno, ma perché a me non ci parlavo con tante persone, quello sì, però non lo so, o che ero straniera, o che nei post non attraevo, o perché ero all'inizio e non sapevo come funzionava, o perché non ci credevo, perché ovvio che non ci credi, no? Quando entri giusto per vedere se veramente funziona. Dopo 25 giorni dall'entrata, finalmente il primo cliente, che poi clienti e persone in attività sono tutte a seguire, insomma, rapidamente. Forse perché veramente ci ho messo la faccia, finalmente avevo fatto il mio post con la mia trasformazione, che non erano tanti chili dopo 25 giorni, però si vedeva, ero molto gonfia dopo il panettone che mi ero mangiata a Natale, fatto con le mie mani, perché ho detto tanto inizio non mangerò più niente, chissà che cosa mi darà, no? E niente, le qualifiche sono venute un po' desiderate come tutte quante, no? E le azioni tutti i giorni, tuttora le faccio, perché non vuol dire che se sei in alto, ma in alto non è che sono arrivata, non è che se sei PMD o se sei come sono io adesso l'executive marketing director sono arrivata, no, io le azioni le faccio tutti i giorni, tutti i giorni ancora le stesse cose. Non lascio mai le mie ragazze, anche se sono in vacanza, il telefono ce l'ho in mano, perché tanto non ci riesco a stare senza, manco al bagno, veramente, non so perché, capita. E, difficoltà ne ho avute tantissime, ma veramente tantissime, per ben 4 volte sono rimasta sola, come si dice, in mutande, ho ricostruito il team, ho ricostruito le chat, ho ricostruito i gruppi,
dall'inizio, no? Perché chi sta qua, che magari all'inizio non conosce tutta la storia. Io facevo le pulizie presso una famiglia, 8 ore lavorative da lunedì a venerdì pagata. Sabato e domenica, quando mi chiamavano ogni tanto, non mi pagavano perché loro erano ricchi e io non dovevo essere pagata. Quasi sempre chiedevo elemosina, fra virgolette, il mio stipendio, perché non avevo una data quando lo ricevevo, per ben 9 anni, zitta zitta, fino a quando mi sono incazzata, ovviamente. Ma perché mi sono arrabbiata? Perché io avevo conosciuto questo lavoro. E quindi non pagata, non vi dico quanti altri problemi ho avuto presso quella famiglia, lavoravo sia io che mio marito e ovviamente dovevo stare zitta certe volte perché dovevo portare il pane a casa. A maggio del 2016, quindi un anno dopo, ero già a CNMQ, mi hanno chiamato a parlare sul palco, su quel famoso palco, e non lo so, c'è scattato qualcosa, e c'è stato qualcosa, ma non mi so dire che cosa, che mi ha fatto spingere a dare le dimissioni. Ovviamente un mese di tortura, perché non ci credevano, perché ma come, fino adesso rompevi che volevi i soldi, i tuoi soldi, no? Almeno il 10, il 15, e adesso rompi, te ne vuoi andare, ma come farai a campare, ma che te frega te, visto che fino adesso non ti ha mai interessato, adesso non ti dovrebbe proprio interessare. Ho lasciato il lavoro il 17 giugno del 2016, bellissimo, sentire la libertà, sentire che puoi fare quello che vuoi, che puoi andare alle recite di Martina, che io non c'ero mai andata. Infatti il 17 giugno ho lasciato il lavoro, ma il 16 ci ho avuto la recita di Martina. Ho detto, senti, io domani non ci sono. Ah no, che... ci andare. Costi quel che costi, ormai le dimissioni le ho date, non dovevo dare più conto e basta. E non vi dico l'emozione, la prima emozione vera, vedere mia figlia, poi doveva passare nella prima elementare, e nella recita, no? Cioè, tutti felici e io piangere come una matta, perché insomma non avevo mai provato quelle emozioni, cioè mai... Forse per qualcuno può essere una cavolata, ma per me non era. E sentirla che diceva che recitava, insomma, le poesie, che cantavano là, cioè, sembra niente, ma per me era veramente tanto. Poi andare in vacanza, la mia prima vera vacanza, che fino allora non l'ho mai fatta. Sì, venivo a casa mia in Romania, quello senz'altro, però una vacanza di stare senza fare niente al mare e di goderti il panorama, di poter fare quello che fino allora non te lo potevi permettere. Dovevo sempre pensare alla casa, che non ce l'avevo, quindi a costruirla, dovevo sempre mettere i soldi qua, quindi tutti i soldi quelli che guadagnavo giù, cioè in Italia, purtroppo finivano qua. Quindi una vacanza vera e propria non l'abbiamo mai fatta. A giugno del 2016 è stata la prima nostra vacanza, tutte e tre insieme, una settimana, 7 giorni, all inclusive. Sai, quando prendi, te le prendi tutte. Fino ad allora, fino a dicembre del 2015, io non mi ero mai fatta un Natale a casa mia, sempre a lavorare, non ci lasciavano, non ci davano le ferie, anche se loro partivano, ci facevano rimanere a casa senza essere pagati, ma noi non potevamo andare via, perché se per caso si rompeva un tubo, noi dovevamo essere là presenti che ci chiamavano. Legati a un lavoro tradizionale, ma per carità, chi ce l'ha finché non ha una stabilità qui se lo può tenere, ma essere legati a un lavoro tradizionale veramente comporta molti molti sacrifici. Io li ho fatti per ben 17 anni lavorando là in Italia, e quando mi sono data le dimissioni ho detto non più. Non è una vita che io voglio fare, voglio una vita migliore per me e la mia famiglia, quindi lotto quel che costi, però io ci devo arrivare perché quella vita non fa per me, non mi teneva, non lo so, era stretta, non mi piaceva più. Sono partita
per la Romania, sono rimasta incinta, ecco qua che torno, libera, senza avere più un impegno, che dovevo svegliarmi alle 5:30 di mattina, tornare la sera, cosa faccio? Mi viene la depressione, non mi va di fare più niente, sto sul divano, non mi curo, non curo il profilo, se ne vanno tutti, ovviamente, nessuno mi è più vicino. C'era una persona che adesso non c'è più, non perché è morta, per carità, però non fa più parte della mia, del mio team, se n'è andata pure lei, però in quel momento mi era stata molto vicino, mi ha trascinato fuori, fra virgolette una depressione non era vera e propria, però era un periodo che gli ormoni purtroppo mi hanno dato alla testa. Non sapevo più come impiegare il mio troppo tempo. Sì, chattavo tanto, che Sara, insomma, mi rompeva, lascia le chat, ma curati il profilo, perché quello è il negozio che tu devi aprire tutte le mattine, e, fino a quando, però non mi trovavo più nella veste di scrivere sul mio profilo in italiano, non mi trovavo più perché la gente mi chiedeva, ah, ma sei straniera? E rispondevo pure male, perché insomma ti interessa dimagrire o ti interessa di dove sono io, e lei qua penso l'avevo vista prima. Abbiamo deciso di fare il gruppo rumeno, di partire con le chat, ci siamo messi a tradurre tutto, abbiamo fatto le chat che ci servivano e piano piano è cresciuto il team, e piano piano abbiamo riniziato a ripartire di nuovo da zero, insomma, senza nulla, perché gli strumenti li abbiamo fatti da soli, presi da quelli italiani, insomma, a tradurle. Ancora non siamo entrati in Romania, non c'eravamo, però se vuoi mandare qualcosa giù, si può mandare sempre comunque. Dopo 2 anni finalmente vedo la mia qualifica raggiunta. CNM, che figata, che figata. Era febbraio, un mese corto, parlo dell'anno scorso ovviamente, un mese corto, anche se a gennaio era lì per lì che la raggiungevo, ero rimasta male che non ce l'ho fatta, ma veramente tanto male, ma ecco qua che a febbraio da sola, mia mamma non c'era, mio figlio doveva essere operato, stava all'ospedale, e l'ho fatta. Diciamo che non è stato facile, ma comunque ci sono riuscita. Passa del tempo, persone se ne vanno, persone entrano, perché insomma nell'attività qua, voi lo sapete, chi sta dentro, solo 1% c'ha veramente voglia di darsi da fare, voglia di realizzarsi, voglia di sognare, ma non sognare a occhi aperti, ma anche realizzare i sogni. L'anno scorso, proprio questi giorni, cioè il 23 giugno, ho incoronato un altro mio sogno. Desideravo pronta, finita con i soldi della Juice Plus, tanta amata, di venire a vederla solo ad agosto mi pesava veramente tanto. Negli ultimi 3 anni, da quando ero entrata in attività, il Natale a casa mia non mancava mai, quindi prendevo e partivo, me ne fregava niente di quello che dicevano lì dove lavoravo, però io partivo. Sono partita in un Natale, cioè nel 2015, quando ero CVS, avevo preso i soldi del bonus, ho preso i biglietti e sono partita senza dire niente. Purtroppo non è successo niente, ovviamente. Quindi parlavo, l'anno scorso, il 23 giugno, il sogno mio più grande era quello di tornare a casa mia. Una casa fatta, come ho detto, con i soldi da qui, ma fatta per il mio gusto, a mio piacimento, senza pensare ai soldi, senza pensare a nulla. Quello che veniva, veniva, ma non perché volevo strafare o qualcos'altro, no, perché i soldi, insomma, se non ce li hai, non ce li hai, però diciamo che li abbiamo spesi bene nella maniera giusta. C'è un altro sogno, ma quando lo realizzerò ve lo dirò, per il momento no. Quest'anno, come ben sapete,
Un'altra qualifica importante, international, non mi ricordo quando l'ho fatta, 4 mesi fa, quindi a marzo penso, desiderata, lottata, tutto il team, abbiamo lavorato insieme fino all'ultima ora, all'una di notte che era qua, 12 erano in Italia, e quando tutti i conti fatti ero sicura che ce l'ho fatta, insomma. Non abbiamo tenuto niente, cioè veramente ho sentito il team unito e dopo 3 mesi ecco qua che arriva l'executive, stupidamente all'ultimo momento che Valeria mi scrive e mi fa guarda ci sono... Guarda, controlla un attimo la payline che ci sono stati aggiornati i volumi, faccio i conti, la richiamo, anche se era passata l'ora, mi risponde e dico guarda, mi mancano 2.000 euro io, e l'executive lo devo fare. Fino alle 2 di notte insieme alle ragazze, Sara stava al ristorante, ma ho chiamato veramente tutte, cioè quella non me la dovevo perdere per niente ed è stata fatta. Persone nuove in attività ce ne entrano tutti i giorni, ma come vi dicevo pure prima, non tutti sono disposti, fra virgolette, a lottare, a non mollare, a crederci con tutto il cuore. Per me la positività, da quando sono in attività, non mi tocca niente, ma veramente niente. Non so, o perché sono passata veramente... in tante cose, non lo so, ma essere positivi e crederci fino all'ultimo che ci riesce a realizzare quel sogno, a fare quella qualifica, a, non lo so, che ti manca poco e che diciamo da dove prendo gli ordini, arriverà, ma devi crederci con tutto il cuore. Se non ci credi, non ci riesci. Così è stata per me l'executive che l'ho detto, non l'ho pensata, non pensavo che arrivava, ma è arrivata perché nel mio cuore so che ce l'avrei fatta. Pure per il PMD, non lo faccio questo mese, però so che arriverà. E so che arriverà entro novembre, che entriamo in Romania, perché... devo essere la prima PMD, non lo so. Quanto hai preso questo mese, Alina? Sì. Quanto hai preso questo mese? 25 passa, non me lo ricordo. Euro? Sì, certo. 25 euro hai preso? 25. No, 25.000. Certe volte mi vergogno pure a dirlo, infatti un po' sul gruppo, beh, vergogno nel senso che, non lo so, sono tanti, veramente tanti, sì, 50, mi ricordo Simone, c'hai ragione. 50 milioni, 25 mila euro, quando la sentivo parlare prima, 17 giugno 2016, ho dato le dimissioni, sicuramente avrà avuto... una grandissima paura, tra virgolette, e tanti progetti. Giugno 2019 Alina ha preso un bonifico di 25.000 euro. Se non avesse avuto quel coraggio, se non si fosse rialzato tutte le volte che è caduta, lo so, l'ho vissuto completamente con lei, è vero, io gli scrivevo Alina... Perché ti ho rotto? Scusate la parola, gli scrivevo Alina, che cazzo stai a fa? Perché è così, infatti va dei post assurdi e io l'ho seguita, l'ho sostenuta. Lei, una cosa che dico sempre è la sua grandissima fiducia nei miei confronti. Non abbiamo mai battibeccato e niente, ma se ci dobbiamo dire qualcosa o mandare a fanculo ce lo mandiamo direttamente senza mezzi termini. Perché però per noi, per sostenerci, perché ci crediamo, perché abbiamo fiducia e perché veramente crediamo una nell'altra sicuramente. Quindi tutto quello che sta raccontando l'ho passato con lei, lo so, e tutto quello che sta passando adesso lo so perché ci sono passata anch'io. Sono veramente felice per farvi capire che veramente si può e non è perché è una piccola fetta
o perché solo gli altri possono. Come ha detto Alina, su quel palco è scattato qualcosa, non lo so, ma io ho deciso. Su quel palco lei ha deciso che questo mese avrebbe preso uno stipendio di 25.000 euro, che tra poco farà PMD, e ha deciso che la sua vita sarebbe completamente trasformata. Ho deciso di far parlare Alina per darvi veramente la visione che si può fare. Non perché lei è chissà chi, nessuno, non ha i superpoteri, è una donna comunissima, anzi con tanti magari più impicci e ostacoli di noi, perché è vero, assolutamente. Io l'ho vissuto con lei quando andava a fare le pulizie, che ci scriveva, ci mandava le foto, quindi lo sappiamo quello che... Lo so quello che viveva lei, assolutamente. Alina, anche i balli con l'aspirapolvere. Si addormentava alla metro e passava, perché era stanca, e gli passava l'uscita che doveva fare, la fermata. Certo. Quindi, proprio storie vissute passo passo. Però una grandissima voglia di fare, di crederci e di realizzare. È questo che può cambiare la tua vita, solo questo. E darti veramente la pacca sulle spalle e dar retta alle tue scuse è quello che ti rovinerà. Quindi, che dirti, grazie anche stasera di aver raccontato la tua storia con tante nuove cose, magari per le persone che non ti hanno ascoltato fino in fondo. Complimenti a te e a tutto il team. Ovviamente senza team non si fa assolutamente nulla, questa attività prima sono io e poi capisci che sono gli altri, però all'inizio ovviamente uno entra per... Certo. E quindi grazie. Non voglio andare tanto più lunga, Alina, perché c'è un'altra ragazza da presentarvi. Sì, certo. Poi grazie mille. Grazie. Questa sera poi vediamo un attimino i qualificati di questo mese, perché voglio fargli tanti complimenti e anche sentire qualcuno che è online, ho visto, quindi rimanete online, dai di in su, perché magari vi faccio parlare. Adesso vi voglio presentare una ragazza, giovane, è entrata in attività il 30 maggio di quest'anno, quindi da una vecchia come Alina, passiamo, mi è sparita, Consuelo, addio, fermati che te smuovi, ad una donna, mamma, imprenditrice, non so se ti... Oh, mi sparisce, non capisco perché. Ok, imprenditrice, ci racconterà un po' la sua storia. L'ho scelta perché sento in lei una carica di entusiasmo che mi fa ricordare tanto i miei inizi, e quindi voglio che possiate sentirla e possiate innamorarvi di questa... di questa donna con le idee molto molto chiare. Consuelo, vediamo se ti senti. Vai, ti ho aperto il microfono. Sara! Sì, ci siamo. Ragazze, buonasera a tutti, prima di tutto. Ti lascio la parola. Non ti preoccupare, è la prima volta, ragazze, che parla, quindi sosteniamola. Allora, vabbè, prima di tutto... con piacere chiaramente di vedervi, di ascoltarvi e di sentirvi. E io sto qua perché, non lo so, forse perché io sono nata proprio per affrontare le sfide. E ho 41 anni, vivo all'Aquila, e la mia vita è stata abbastanza dura, difficile. E ho realizzato tanti sogni. Scusate perché... Guarda, lo so, è una cosa normalissima, la prima volta è uno sfogo di tutte, soprattutto delle donne, quelle forti, quando parlano di loro non è facile trattenere l'emozione, quindi siamo tutte donne qui con te e siamo lì, quando si parla si piange. È l'emozione, perché diciamo, allora, la forza di fare questa Zoom io non l'ho mai fatta, me l'hai data tu. Non mi batte il cuore, te lo dico, io invece se avessi dovuto affrontare qualsiasi altra cosa avrei avuto il cuore a mille, te lo dico Sara, cioè io sto qua seduta a casa da sola perché mio marito sta in Zoom, purtroppo sta in ospedale, vabbè, però volere è potere, come si dice, quindi se si vuole fare una cosa si fa, quindi io sto di qua,
il bimbo dorme, mia figlia sta di là, mio marito è in ospedale, però io sto qua. E ti dico, non mi batte il cuore, quindi questo significa che è una cosa che voglio fare, l'ho voluta fare, ho voluto iniziare a farla, perché ognuno di noi secondo me ha un destino, quindi la mia vita, io sono arrivata a 41 anni, ho iniziato a lavorare a 20 anni, ho aperto un negozio di prima infanzia, poi avevo un grande sogno, una grande azienda. Un negozio chicco che ho aperto nel 2008, dopo 6 mesi il terremoto me l'ha distrutto, però nonostante tutto siamo andati avanti. Il mio obiettivo era quello di riaprirlo. L'abbiamo riaperto dopo 6 mesi e la mia azienda non credeva in me, non ci credeva. Te lo dico perché ho affrontato, Cristina lo sa, siamo andati in azienda. Io volevo farlo, volevo riaprire quel negozio nel centro commerciale in una città distrutta. L'ho riaperto ed è stato un successo. È un successo, non ve lo nego. Magari con il terremoto non sarebbe andata come è andata. Quindi è una sfida che ho affrontato io, mio marito insieme a me. Ne abbiamo vissute tante. Dopodiché, dopo il negozio, abbiamo desiderato 2 figli. 2 figli sono arrivati con grandi sacrifici. Abbiamo fatto un mutuo, abbiamo comprato una prima casa e abbiamo iniziato un mutuo per un'altra casa. Quindi devo dire, non mi manca niente, nel senso non ci manca niente. Però che vi devo dire che questa attività veramente c'è da fare. I numeri è un'altra sfida che mi sono posta, forse perché io nella mia vita mi do delle... Io sono nata per affrontare le sfide, secondo me, e le devo portare a termine. Il mio obiettivo è quello, capito? Quindi non mi arrendo, nel senso, ho iniziato, la nostra chat è iniziata quando tu stavi a Salerno, me lo ricordo, era il 19 di maggio, anch'io. Tu mi hai salutato e non pensavo neanche che mi scrivessi, te lo dico, e da là è nato tutto. Questa, mi piace accettare la sfida, so che si può fare tanto, questa è un'attività, io come imprenditrice che comunque devo gestire un team, far quadrare le spese, maternità, ferie, contributi di tutti. Ti ho perso. E ci si riesce. Qui invece si devono investire. Dopodiché bisogna lo stipendio, il 10 del mese ti arriva. Se non fai niente non ti arriva. E più fai e più arriva lo stipendio. Più si raggiunge il bonus e più si va avanti. L'importante è credere in se stesse. Cioè, la gara non è per chi è più veloce, ma la gara è per chi non si arrende mai e continua a combattere. Chi crede in se stessa, chi ha fiducia in se stessa e sa che con le sue forze può superare anche se stessa. Te lo dico, ve lo dico, ragazze, ve lo dico con il cuore. Con il cuore, perché io so, in 20 anni ho sputato sangue, io gli anni del terremoto sono stati duri, l'anno quello là è stato devastante, però ce l'ho fatta. Quest'anno, dopo aver acquistato un'altra casa, aver affrontato, ci siamo messi su un altro mutuo, tu dici ormai è la casa dei tuoi sogni, i tuoi bimbi ce l'hai, stiamo tutti bene, non ci manca nulla, eppure c'è sempre qualcosa in più, capito? Qualcosa che ti aiuta ad affrontare la giornata, ad andare avanti, a darti una motivazione. Perché è la motivazione che ti aiuta ad andare avanti e soprattutto a vivere bene le giornate. È quello. È quello. Solamente quello. E io in Sara, vabbè, tu sei il mio punto di riferimento. Cioè, lo sai, io senza di te una cosa del genere stasera non l'avrei mai fatta, te lo dico. Infatti io te l'ho proposto. Eppure non ti conosco, nel senso... Sì, sto qua bella, tranquilla, vabbè, sto un po' emozionata, lo so, ci sta, non è che non ci sta, però non sto tranquilla, non mi batte il cuore, in qualsiasi altra occasione mi sarebbe scoppiato, te lo dico, Poi c'è Rita anche lei, voi due la mattina mi date una carica pazzesca. E quindi io questa attività c'è da fare tanto, c'è da fare i numeri e c'è da realizzare i propri sogni. E se ne possono realizzare tanti. Non è facile, soprattutto il primo mese non è facile. C'è chi dice di no, no, non mi interessa. Io, oddio, in tutte le chat ne ho ricevuti 2, no, non mi interessa.
Magari c'è chi non ti risponde, però io sono del parere che chi semina raccoglie. Nel senso, tu hai fatto 10 chat, 20 chat questo mese, una il mese successivo ti viene, una ti viene l'altro mese, cioè l'80% di quelle chat arriverà. Lo stiamo vedendo anche in formazione, no? C'è anche chi risponde dopo 4 anni, è perché è così. Quella è gente che non è pronta e ha bisogno di stimoli, invece noi gli stimoli ce li abbiamo, mettiamoli in pratica. Non ti sento, Sara, aspetta. Avevo cioè, gli stimoli qua ce li abbiamo, capito? E io ho una vita impegnata dalla mattina alla sera. Ecco, io questo lo volevo dire, infatti. Assolutamente, noi ci sentiamo tipo io ho una vita impegnata dalla mattina alla sera, a volte non mi si vede, non mi si sente, non scrivo, ma io lavoro lo stesso. E le persone in negozio mi stanno già chiedendo, prima mi ha chiesto informazioni una mia carissima cliente del negozio. Mi vedono qui in città come un punto di riferimento. Sanno i miei valori, sanno quello che io ho dato alla città, quello che io e il mio team diamo, come tu e il tuo team dai. Si vede, cioè la differenza si fa. La differenza si fa. Non hai avuto, ti posso fare una domanda? Sì, dimmi. Non hai avuto paura di mischiare le due cose, perdere magari la fiducia delle clienti? Perché molte persone dicono, io faccio un'altra attività, no? Ovviamente, no? E ho paura di far vedere che, magari che mi dicono, ma che te sei messa a fa'? Normale. No, perché ti dico, allora, ad esempio nel mio caso, chi lo sta sapendo, chi ne sta venendo a conoscenza, siccome ha stima di me, si fida del prodotto. Cioè, nel senso, io vendo quello che voglio vendere in negozio e con i pacchetti sto facendo la stessa cosa, capito? E non è perché... Se io sono sincera, trasmetto, la cosa più importante, ragazze, trasmettete emozioni. Ecco, ecco. Non è perché dici, ok, dai, lei è brava, Consuelo, sei brava a vendere, dai, sei brava a vendere. Emozioni. Perché le persone iniziano subito a crearsi degli alibi, no? Certo, lei è brava a vendere. No, non è così. Non ha paura di... È l'emozione che si trasmette al cliente. Questo. Anch'io. Prima di tutto è l'emozione, emozionare il cliente. Quello che dici anche tu, emozionare il cliente, incuriosire il cliente in un post, qualsiasi cosa, no? L'emozione che si trasmette quando degli amici ti vengono a trovare a casa, è un esempio, no? La casa ce l'abbiamo, vengono degli amici, tutta bella, finta, stiamo là, spolverando così. E quindi deve essere tutto un... tutto perfetto, deve quadrare tutta la perfezione, però l'importante è stimolare il cliente ed emozionare il cliente. Se emozioniamo il cliente, arriviamo al cuore del cliente, lui si fida di noi. Il trucco è, il cliente si deve fidare di noi, non dell'azienda, perché magari Juice Plus non la conosce, capito? Però il cliente si fida di te. Non ti conosce, il cliente si emoziona dalle tue parole, da quello che dici, da quello che gli trasmetti. Infatti, e ve lo dico... Per vivere esperienza. Per esperienza. Esperienze, sono queste. E quindi dov'è sì. che dobbiamo lavorare, ragazze? Come dicevo in una Zoom che ho fatto qualche giorno fa. Ma voi siete sicure che Juice Plus è fantastico? Siete sicure che Juice Plus funziona e non per dimagrire? Funziona per stare bene? Esatto. Se siete completamente sicure di questo? Avete voglia di fare il passaparola e di farlo conoscere? Poi ognuno deciderà come e quando. Esatto. Io sto dicendo, quando incontro amiche, clienti o vado in una chat, che Juice Plus è integrazione e sana alimentazione. Non la sceglie solo chi deve perdere peso, ma la sceglie soprattutto chi vuole fare una sana alimentazione e vuole star bene con se stessi. Poi consideriamo il wellness è il settore che non ha crisi. Anche qua, la crisi o il prezzo? Non è una barriera, ve lo dico. Quando mi dicono quanto costa, io non te lo dico quanto costa, io ti faccio prima capire perché il prodotto vale, a cosa serve,
e ti porto a far capire che quello è un investimento, come può essere la vendita di un seggiolino auto, no, di un trio o delle premium. Cioè le premium non costano 300 euro e non te lo dico io che costano 300 euro. Io ti dico, vuoi investire sulla tua salute 3 mesi? Vuoi star bene con te? Sai che ogni giorno il tuo corpo ha bisogno di 5 porzioni di frutta e verdura per stare bene con te? È quello. E noi non dobbiamo pensare che i nostri potenziali clienti sono soltanto persone che devono perdere peso, perché quelle sono quelle che hanno più difficoltà. Ve lo dico perché io sono arrivata a 18 anni che facevo 90 kg. Ve lo dico, io se poi qualche giorno vi giro qualche foto non ve lo dico se com'ero. Quindi cioè io di diete ne ho fatte tante, e qua invece abbiamo imparato una sana alimentazione, che è diversa. Una sana alimentazione, non sai neanche cosa significa sgarrare, che se ti dicono ma se sgarro riprendo peso, ma se sgarri rifai 2 giorni di recupero e stai a posto, basta che non sgarri ogni sera. È quello. Assolutamente la realtà, è questa la realtà. È questa. Cioè, io e Cristino lo sa, eravamo abituati a bere tutte le sere una santa birra, no? Tu dici, vabbè, iniziamo, proviamo a fare un'alimentazione senza birra. Dopo 15 giorni bevi una birra la sera, la notte c'è un'arsura. Buoni. Che te lo dica a fa, neanche fossero 18 anni che andavi in discoteca. È così. È così, raccontare la propria esperienza, no? Perché l'esperienza ormai ce l'abbiamo, quindi è questo, di essere convinta di essere nel posto giusto, con l'azienda giusta, con le persone giuste, ma soprattutto di essere la persona giusta. Penso che ci ha fatto una bellissima lezione, Consuelo, questa sera, nonostante sia... E anche perché non conosce il prodotto, no? Perché io giustamente ho conosciuto il prodotto, quindi l'ho testato su me stessa. E io non te lo dico, Sara, io ho capito che qua le dritte già c'erano 3 anni fa. Cristino è complice, perché l'avevo detto a mia cognata quando stavamo in Puglia, io ci avevo visto già lungo qua. Poi vabbè, una cosa tira l'altra. E il tempo è passato. No. Però la cosa che dico sempre, non perdiamo fiducia se il primo mese vediamo no, non mi interessa che ti sei messa a fare, non mi interessa che mi sei messa a fare. Perché fra un paio di mesi quelle persone non arriveranno a mordersi il gomito, perché è così. È normale, la normalità, 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi. Cioè, credere sempre in se stesse. Se il prodotto non si conosce, fare un po' di formazione, ma abbiamo YouTube. Cioè, io penso che nel mondo d'oggi sia una formazione gratis su YouTube. Tutti i video che posti tu, che posta l'azienda, la formazione, la motivazione, cioè non costano 1 euro, uno? Non costano, ce l'abbiamo là, però perché non costano non li valorizziamo. Il problema a volte è quello. Il problema a volte è quello. Se invece costa, c'ha valore. Cioè, allora, visto che Juice Plus costa tanto, vale tanto. Juice Plus vale una vita, secondo me. Non vale tanto. Una vita. Non è, no, la barriera non è il prezzo. Ragazzi, ve lo dico, la barriera non è il prezzo. La crisi è una scusa. Quando mi vengono in negozio e mi dicono la crisi non c'è, se no non sceglievi Chicco. La crisi non c'è, se no non mandi informazioni su Juice Plus. Non c'è. Gli aeroporti sono tutti pieni, i ristoranti sono tutti pieni, le fiere del wellness sono tutti pieni. Chi spende di più? I maschi. I maschi spendono di più. Basta credere in se stesse, iniziare. Avere come Sara è uno strumento che non ha prezzo, eh? È uno strumento che non ha prezzo. Te lo dico, sei riuscita a farmi fare una zoom, t'ho detto. Neanche sapevo che cosa fosse un mese fa, vabbè. E considerate che quando ho fatto la chat con Consuelo, vabbè che lei conosceva Juice Plus, però non è che mi ha detto subito di sì, eh. Solite obiezioni, solite cose. Tempo.
è come me, aveva già deciso, però deve dire no per forza, almeno una settimana, perché per non renderla... Ma quella non è, tutto tempo è la prima volta, è come ci penso, capito? E è sono tutto nato mie... nel dire che mi ha detto, ah è vero che Juice Plus sta chiudendo, però no, lei ha detto non ci credo perché è un'azienda solida, però esatto. Le voci, quelle in giro, erano queste, no? Mm-hmm. Quindi vabbè, proprio... i valori di un'azienda, un'azienda che ha 50 anni ha valore, se no non avrebbe... sul mercato, la fa l'azienda autorizzata, perché senza storia poi all'inizio non si va, cioè è difficile. E le aziende che spuntano dopo come i fiori annaspano, eh? O che copiano e incollano, poi l'azienda diciamo che questa è una lezione di... diventano la brutta copia. È una lezione di business e vendita, tra virgolette, ma soprattutto del campo imprenditoriale. Se ci stai dentro, sì. Le cose ovviamente le sai, no? Noi che abbiamo avuto attività in proprio, ovviamente non so se è la mia linea. Non vi spaventate se fanno l'obiezione del prezzo. Quella non è, se supera. Assolutamente sì. Non esiste obiezione del prezzo. La gente... Esatto. Compra pacchetti grandi, kit grandi, quindi non è, cioè, voi fate la prova, io lo faccio fare a molte persone, no? Quando magari gli proponi un kit da 100 o 150 euro al mese, ah, è troppo. Se voi gli fai dite, il conto della spesa. No, 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 ma se voi gli dite quanto potresti spendere, no? E loro quello che ti dicono 50 euro, tutte. E tu gli dici, vabbè, c'è lo shake, ok, ci penso. Non è il voi, anche se glielo regalate, una volta la Sabrina mi sembra che gli avesse detto te lo regalo per fare la prova, manco un regalo lo vogliono. Quindi non è il prezzo, non è il prodotto, è che quelle vogliono prendere informazioni e non sono pronte. Quindi che cosa dobbiamo fare noi? Una piccola differenza in quella prima chat, in modo che la gente si possa ricontattare. Le dovete spiazzare. Le dovete spiazzare in qualche modo, in modo che, cavolo, questa mi ha detto una cosa che non mi ha detto nessuno. Che se mangio il salame in grasso. Sì. Recuperi, c'è lo sgarro. No, lo sgarro, qualsiasi cosa, la dieta fai da te, così è. È così, ragazze. Quindi, veramente, vi ho voluto far parlare Consuelo perché... Vi voglio far capire da dove viene anche la mia energia, il mio entusiasmo. Dalle persone nuove, dalle persone che mi emozionano, dalle persone che incontro. E quante volte vi dico che ci sono persone meravigliose che ci aspettano fuori? Quante volte ve lo dico? Di non fermarvi mai perché arriveranno. Di essere le persone migliori perché persone migliori di voi arriveranno. È così. Di credere sempre e di dare valore agli altri. Gli altri lo riconosceranno. Voi chi seguite? Persone super fighette o persone che vi danno qualcosa? Pensateci. Chi seguite voi? Chi vi ispira a voi? Le top model? Le fashion blogger? Le come si chiama? Le influencer? Mi se può andare manca a copia un post? Cioè. Per dire, o persone che vi danno qualcosa, che raccontano la storia come la vostra, che hanno avuto problemi come i vostri, ostacoli come i vostri, ma se non iniziamo a imparare a raccontare questa storia di dolore, di punto A, la gente non si riconoscerà mai in voi, mai, mai. Chi è Elena? Chi è Francesca? Chi è Isabella? Chi è Carla? Chi è Emilia? Chi è Angela? Chi è Francesca? Cristino? Giorgia? Alina? Chi è? Se non mi racconto. Mamma, ogni santo giorno! Mamma, voi non dovete aver paura. Sì, amore! Non dovete aver paura di essere... Piscina! Di essere ripetitive. Perché la ripetizione dà successo. Se il negozio non lo apri tutti i giorni, se non crei un'abitudine,
questo, se non dai valore, se non dai qualche differenza, sì, vabbè, ma non c'ho idee. Ma se non fai le idee, non ti verranno mai. Dovete crederci, dovete shakerarvi come sto santo shaker che ci piace tanto, con tutti gli ingredienti diversi. E poi vieni anche che fa schifo, lo butti, ne rifai un altro, e sai che quello non lo fai più. Una caduta è un insegnamento, un fallimento è un risultato di azioni che non devi fare. Ma il fallimento è quando non ti rialzi più. Non è quando cadi una volta. Se non cadi, non diventi una persona migliore. Se tu entri e fai le qualifiche puffa una dietro l'altra, quando arriva il momento di sbattere la faccia con lo stop, tu molli subito. Devi imparare a farti le ossa. Devi imparare a ricevere no, a prendere gli schiaffi, no, a migliorare. È questo che sei qui. Tu hai deciso di intraprendere questa attività. Non devi, nessuno inizia l'attività per dovere. Questo è bello, ve lo dico sempre. Ho scelto il network marketing e tutte voi, questo lo posso dire garantito, 43 persone, avete scelto il network marketing. E quindi ci vuole impegno, perché il network marketing oggi non paga le tue bollette. Vuoi che il network marketing tra un po' pagherà le tue bollette? Sì, datti da fare. Lo fai vicino a tutte le attività che stai facendo, lo fai vicino ai tuoi figli, lo fai. Non deve essere la prima attività, perché magari è veramente rischioso, tra virgolette, farlo abbandonare tutto all'inizio. Perché? Perché c'hai la paura, e la paura non te fa fa niente. La paura ti fa andare di corsa, ti fa perdere l'importanza per l'urgenza e quindi bruci tutto. È bellissimo il network marketing, che all'inizio è una culla. Io faccio il mio lavoro e insieme faccio questa attività. In tranquillità, non ti chiede soldi, non hai scadenze. Ragazze, è la cosa più bella del mondo. Soprattutto per noi imprenditrici o imprenditrici autonome, lo sappiamo che cosa sono le scadenze, che cosa sono le tasse, che cosa sono le fatture da pagare a fine mese. Quelle le paghi o le paghi, sia che il mese va bene sia che il mese non va bene. Quindi è veramente bello questo processo, ed è come una nascita. Quando sei piccola non sai manco camminare. È normale che entri e non sai fare niente, hai paura, non ci capisci niente, 1000 video, 100 chat, fai questo. Che succede? 100 chat. Che sta da scrivere dentro quella chat? Oddio, sono troppo piccola, non capisco niente. Ti bastano 15 giorni per capire come funziona. Come funziona? Esatto. Devi fare le persone. Devi farti vedere piano piano. Quello che fai già su Facebook, perché lo fai già, perché sennò su Facebook non ci stavi. Esatto. Farti vedere e scazzinare gli altri, se capite che significa scazzinare. Farti i fatti degli altri. Esatto. Però... Io invece... Sì? No, dico, ho imparato una cosa. Come hai detto tu, prima si vedeva quello che facevano gli altri. Adesso, appena si entra su Facebook, si lavora. Cioè, è il business del futuro. Qua parliamo di... Questo è un business del futuro. Cioè, c'è gente che passa le ore, io vedo di notte, ieri sera era l'una, non ti dico la gente qua faceva caldo, che era connessa online. Seggiare. Quanto si fa di notte, non mi rendo conto, i bambini dormono di notte. E chi non dorme lo so, è disponibile. Quindi, anche quello che ha detto lei, il business del futuro, voi magari pensate di essere qui, non avete nemmeno una qualifica, ok ragazze? Ok, ma è fatto tutto. Sara è PMD, Alina è MD, quell'altra è PMD. Ma che c'entra? Per noi siamo già il passato. Tutto quello che viene è il futuro. Ma a noi perché proponiamo l'attività? Perché abbiamo bisogno che tu mangi Juice Plus? Se io propongo l'attività è perché so quanto grande sarà l'opportunità di Juice Plus per te. Esatto. Se l'ho fatto io, lo possono fare tutti, ma tutti non smuovono il sedere.
Io spero che nella vita di ognuno di voi arriva quel click che è arrivato a me quel 18 agosto, quel click che è arrivato a Lina quel 17 di giugno. Perché da lì a breve, e breve ti intendo, abbiamo sentito 3 anni, e il mio breve magari ti posso dire sono 5 anni. Tu sei una persona completamente diversa, hai una vita completamente diversa, ma soprattutto hai un futuro fantastico. E una mente che tutti vorrebbero avere. Esatto. Perché non è che hai la mente, allora fai successo. No, devi avere il cuore. Non siamo preparate per questo. Non ero preparata nemmeno io ad affrontare certe cose. È l'esperienza che ti dà questa mente a trovare soluzioni. E questo basta. Cioè, veramente, oltre il successo, i soldi, ciao Greta, tutto... Questo è questo che è vero, ti possono togliere tutto, ma non ti possono togliere ciò che sei diventata. E io lo dico sempre, sarei disposta a iniziare da zero, ma stavolta inizierei veramente con tante altre cose, no? Perché ho un'altra testa. Chi sono io, sono diventata, non me lo può togliere nessuno. Esatto. Solo il tempo che se ne va. E quindi io questi prossimi 40-50 anni che ho, li voglio vivere come dico io. I primi 40 sono stati una bellissima esperienza di vita, di sofferenza, di crescita, tanta roba. Oggi ho la possibilità di decidere, e oggi ognuna di voi ha la possibilità di decidere dove sarai tra 5 anni, dove sarai tra 10 anni. Quindi abbiamo ascoltato Alina con i suoi grandi risultati e la sua grande storia. Abbiamo ascoltato Consuelo con il suo inizio e con la sua consapevolezza, ovviamente, che viene già da grande esperienza. Io le ringrazio tutte e due, ci avete fatto emozionare, sicuramente avete shakerato questi animi un po' assopiti, impauriti, perché è un po' la paura di non essere all'altezza. Non, nessuno non è all'altezza, non permettere a nessuno di dirti che non sei all'altezza. E nessuno quindi... può permettersi di dirti che non sei all'altezza. Ma siamo le prime noi a dircelo, purtroppo. Comunque questo mese è andato molto bene, sta andando molto bene, abbiamo tenuto maggio. Maggio è stato, come sapete, è sempre uno dei mesi migliori. Siamo nei numeri. Abbiamo riconfermato quasi tutto. E iniziamo a dare i complimenti a Giusy, che ha fatto la sua conferma già qualche giorno fa di CNMQ, 24.000 euro di payline. Prossimo mese l'aspetta un bonus da 4.800 euro, una ragazza di 24-26 anni, iniziata da 13. Facciamo i complimenti ai CBS, Daniela e, oddio, Pamela, scusate. Terzo mese CBS, questo mese prenderanno il bonus da 2.400 euro più le commissioni, anche loro giovanissime. I complimenti vanno ad Anna Montagna, anche lei CBS terzo mese, prende il bonus, anche lei ci ha creduto tantissimo quel mese, forse anche io gli avevo detto sei sicura di volerlo fare? Sì, e ci ha visto giusto, l'ha voluto fare, l'ha rincorso tanto e l'ha fatto, i complimenti anche a lei. Aspettiamo Amalia, ma sono sicura che andrà in conferma del CNMQ, queste sono le qualifiche. Non mi pizzicare, ne? Mi sta pizzicando mio figlio. Le qualifiche un po' più, quelle che hanno un bonus abbastanza importante, ragazze, sono le prime che hanno dei bonus importanti. Abbiamo DDS, io adesso ho la lista sul telefono, ragazze, mi dispiace, ce l'ha Enea, non lo voglio nemmeno sentire urlare. Ci sono due ragazze del team di Donatella Napoletano che hanno fatto il DD. Questa sera vedevo qui la Mariangela, complimenti anche lei, primo step raggiunto del DD. E anche lei entro, è del team di Ramona. Un'altra DD del team di Anna Montagna, Mariarca mi sembra, ma non mi vorrei sbagliare. Abbiamo due DDS, uno del team di Anna Sisti, la Lorena Licitra mi sembra, o Lorenza, non vorrei sbagliarmi. E il CV riconfermato di Ciro Pollino, di Flavia,
e di Valentina Ficarra, bravissima anche voi, un bellissimo bonus da 700 euro, più le commissioni. E poi abbiamo tante qualifiche di D, come vi dicevo, e questo mese prendono anche un bonus. Beh, ho visto qui c'è Angela Soreca, è una mia linea. Gli faccio tanti complimenti, anche lei mi ha fatto tirare il collo, non vi dico quanto. E nel primo mese in cui è entrata ha fatto la prima qualifica, quindi complimenti, basta credere e fare. E lei non ha pochissimo tempo, anche lei con due bambini piccolissimi. Vediamo se leggo qualcun altro che c'è, o se ci siete con qualche qualifica, ditemelo, sto vedendo. Ovviamente faccio i complimenti a Consuelo, anche se non è fatto, ma gli manca veramente poco per fare la sua prima qualifica DD. Consuelo ha già nel suo team una persona che ha fatto DD. Quindi si può fare in un mese, trovare una persona e fare le stesse qualifiche. Quindi complimenti anche a te e a Cristino. Non so se c'è qualcuno, 2DD, eccola Geo, grazie Geo che di là non mi hai scritto. 2DDS e tanti DD nel team anche noi, sì, benissimo. C'è anche DD Luisa Marcino, una cosa così, no? Luisa, mamma, no, lei è Emanuela, mamma, l'altra. Ho paura. Luisa, mamma, di che cosa ho paura? Un mostro, c'è un mostro. Arnone, ah ecco lei che rideva, sì Luisa, complimenti. E poi c'è qualcun altro, scrivetemelo se è presente, quindi i numeri si possono fare, le qualifiche si possono fare, non abbiamo scadenze, abbiamo solo degli obiettivi. Il mio consiglio più grande è veramente parlare con le persone che conoscete e fate in modo che quelle persone possano essere il vostro passaparola. Quando io parlo con una cliente, gli dico, guarda, io non ti sto vendendo un prodotto, io ti sto vendendo un programma che cambierai e seguirai per sempre, perché non ho paura che mi dicano, oddio, devo mangiare prodotti per sempre. Sì, li mangerai per sempre, come faccio io, ok? Non ho paura di dirglielo, perché quando vuoi stare bene tu, un mese o due o per sempre? Per sempre. Certo. Allora, fidati di me. Questa integrazione, come diceva Consuelo, sana alimentazione, nessun miracolo. Cioè, io non sto qui a vendere veramente un prodotto. Ti sto vendendo un cambiamento, perché tu sarai la mia più grande pubblicità. Io già metto tutto sul piatto. Tutto. Perché, signorina, se io ti dico che tu sei la mia pubblicità, che vado a pensare? Ovviamente avrò i risultati, ovviamente lei mi segue. E anch'io ho bruciato tante clienti, anche le mie clienti hanno comprato tanto e sono sparite, perché non c'avevo la testa giusta e nessuno me l'ha detto. Ma signorine mie, sono 2 anni che sto a tampinare con sta roba. Siamo qui per fare team, siamo qui per fare squadra, siamo qui per dare opportunità a più persone possibili. Una grandissima opportunità. Voi non è che dovete essere guide super brave, perché incontrerete persone molto più brave di voi. Dategliela l'opportunità. No, lo faranno loro il loro capolavoro. Voi continuate a crederci, continuate a fare, continuate a crescere, continuate a mangiare Juice Plus, la cosa più importante. Perché non è che dobbiamo essere modelle per proporre Juice Plus. Dobbiamo sceglierlo ogni giorno. Oggi ho fatto una chat business, oggi, ora non mi è il momento di far tornare in forma gli altri. Io ho detto, ma tu adesso vuoi tornare in forma? Stai tornando in forma? Sì. Sceglieresti Juice Plus? Io ho mandato i video, ma questa poi lo conosceva già, mi ha detto. Lo consiglierei? Allora, questa è l'attività. Non è che io devo diventare una modella per vendere Juice Plus. E questo messaggio è stato sbagliato, è vero. È stato sbagliato dall'inizio. Ma oggi noi abbiamo questa grande consapevolezza. Juice Plus è sana alimentazione. Chi è che non vuole stare bene nella propria vita? Chi è che non vuole avere un fisico bello, ma soprattutto una bella energia da vendere? Tutte. Ecco, allora che ti posizioni nel target più illimitato. Perché se io parlo di dimagrimento, ci sono tante persone che non vogliono dimagrire, anche quelle che hanno tanti chili da perdere, non vogliono dimagrire. Esatto. Ok?
E lì, in questi 5 anni, noi ci siamo tolti una fetta enorme di mercato. Esatto. Oggi che siamo consapevoli e quel mercato c'è, non possiamo dire che ormai Juice Plus è saturo. Ma de che? Manco l'1% del mondo conosce Juice Plus. I vostri contatti Juice Plus non lo conoscono. Cioè, voi vi sembra pieno? Perché siamo noi in amicizia su Facebook. È ovvio, vedete solo Juice Plus. Ma quanto Facebook c'è? Ma se voi entrate in qualsiasi tipo di gruppo, ma dove sta Juice Plus? Che è? Che è? Oddio, gli hanno fatto, no, la multa, le cose. Chi lo sa ste cose? Chi lo sa? Anche quando siamo andati sulla bacheca della signora. Ma chi le sa ste cose? Noi, perché ingigantiamo le cose. Come quando succede uno screzio in una classe di 20 persone, no? Di 20 bambini. Ti sembra che il tuo mondo è finito. Perché, oddio, ho fatto una gaffe. Non è successo niente. Nel tuo piccolo mondo sembra grande, ma se ci pensi non è successo niente. Quindi veramente, io vorrei che stasera questi due esempi che hanno parlato, un po' tutto quello che è stato detto, ti aiutasse a trasformare questi prossimi 6 mesi del 2019. Per arrivare a quel 2020 bellissimo, in cui veramente potrete decidere di lasciare un lavoro magari, decidere di fare un viaggio che non avete mai fatto. Esatto. Decidere di acquistare una casa, se volete. Decidere di prendervi cura del tutto di voi. Decidere di essere veramente e di avere una vita che meritate. Di avere tempo. Ma per avere tempo te ne devi togliere tanto. Questa è la cruda realtà. Priorità. 24 ore, tutte le donne che hanno fatto PMD hanno 24 ore come voi. Tutte le donne che hanno fatto PMD hanno 2, 3, 4 pure figli. Tutte le donne che hanno PMD, che sono PMD hanno iniziato da zero. Con tanti problemi, con poca fiducia in se stesse. L'avete vista la foto che ho postato oggi? Cioè, guardavo una volta nell'obiettivo. Io me la ricordo, Là dentro ci sono stata. E quindi, cioè, non è che ti dico, oh, lei sì, super, brava. Vedi che? Ho imparato, si può imparare ad essere la versione migliore di sé. Quindi grazie. Grazie a tutte di questo mese, dell'impegno, di crederci, di continuare, di fare, ma soprattutto di vivere un sogno. Vivetelo, scappate dal punto di dolore, pensate che potete veramente arrivare dove volete. Io ci credo, lo so, e sappiate che la legge di attrazione esiste. Se volete una persona migliore nella vostra vita, arriverà, e la prima sarete voi. Grazie. Buona serata, buonanotte e buon fine mese. Non è ancora finito, abbiamo ancora 2 giorni. Grazie, grazie. Bello, grazie Alina, buonanotte. Grazie a tutti, ragazzi.